Ed ora passo la parola a Tiberio Brunetti. Allora, buonasera a tutti. Io ringrazio tutti gli intervenuti. Devo dire che sono abituato a parlare in pubblico anche in altri consessi, a Roma e in altri posti, però parlare qui ad Anacapri, di fronte agli anacapresi, è una grande emozione. Per parlare del futuro di Anacapri non vi nascondo la mia commozione. Noi abbiamo deciso di percorrere insieme questo cammino per la rinascita di Anacapri, che per noi è fondamentale. Ringrazio di cuore quanti sono venuti qui, ringrazio il senatore Quagliariello che ci ha dedicato queste belle parole e ci ha invitato a votare per la rinascita anacaprese. Io voglio cominciare con un aneddoto. Un aneddoto di 12 anni fa, che sono molto emozionato, quindi datemi una parola. Fa c'era un incontro a Capri a cui partecipava Maurizio Gasparri, e a questo incontro venne Tonino De Torris, il quale mi chiese di cominciare a occuparmi di politica, ed è grazie a Tonino che ho cominciato questo cammino, e ti ringrazio per tutto quanto hai fatto per me. Basta con l'emozione, parliamo di Anacapri adesso. Ci tenevo a rendere pubblico questo ringraziamento per Tonino, perché senza il suo aiuto non sarei arrivato dove sono adesso. Anacapri vive delle pagine buie. I problemi di cui io stasera vi parlerò, vi parleranno le altre persone che seguiranno, sono gli stessi di 15 anni fa, quando questa amministrazione ha cominciato il suo cammino da Anacapri. 15 anni fa c'era il problema abitativo, c'è ancora oggi. 15 anni fa c'era il problema del traffico, dei trasporti marittimi e dei trasporti terrestri, invece c'è ancora oggi. 15 anni fa c'era il problema della tariffa di rifiuti, dei servizi di Anacapri. Tutti questi problemi ci sono ancora oggi. Nulla è stato fatto in 15 anni per risolvere attivamente e concretamente questi problemi. È sotto gli occhi di tutti, non stiamo inventando nulla. Siamo rimasti fermi su molti aspetti, e rimanere fermi in una società globalizzata come quella odierna, come quella di oggi, vuol dire fare degli enormi passi indietro. Ci sono dei posti dell'entroterra sperduti che con dei servizi adeguati riescono a competere in maniera formidabile con Anacapri. Noi non riusciamo ad offrire dei servizi all'altezza, non riusciamo ad offrire un'offerta che vari e che sia appetibile per chi deve venire ad Anacapri, perché ad Anacapri noi viviamo di turismo. Ecco, io senza dilungarmi troppo credo che un'amministrazione debba caratterizzarsi per essere affidabile, per essere competente e per essere giusta. Quando io penso ad un'amministrazione affidabile, penso ad un'amministrazione che realizza quello che dice. Se noi leggiamo i tre programmi presentati, perché è la quarta volta che questa compagine si presenta ad Anacapri, hanno avuto 15 anni per amministrare. Se ci saranno ulteriori promesse, ulteriori richieste, beh, noi possiamo anche chiederci, beh, ma in questi 15 anni che cosa è stato fatto? Perché non è stato realizzato tutto ciò? Ebbene, quando parlo di un'amministrazione affidabile penso ad esempio al problema dei rifiuti. Quando si cominciò a fare la raccolta differenziata, io qui vorrei fare un plauso fortissimo alla cittadinanza anacaprese che ha fatto raggiungere percentuali di raccolta differenziate altissime. Io sono orgoglioso quando a Roma si dice che Anacapri è tra le prime 5 località della provincia di Napoli per la raccolta differenziata. Beh, non sono altrettanto orgoglioso di come poi viene gestito il resto della raccolta dei rifiuti. Noi sappiamo che in zone periferiche, ma anche in zone centrali, il degrado è continuo ed è massimo. E quindi l'affidabilità che cosa vuol dire? Che quando ci hanno cominciato a dire fate la raccolta differenziata perché poi la tariffa diminuirà, e quando poi invece quest'anno ci troviamo con un aumento del 30% per le abitazioni, per l'uso commerciale, diciamo, degli stabili, beh, vuol dire che l'amministrazione non è stata affidabile. Noi siamo persone con un senso civico spiccato. Se ci avessero detto fate la raccolta differenziata per tutelare l'ambiente, senza dirci che avrebbero abbassato la tariffa, noi l'avremmo fatta volentieri, perché noi ci teniamo al nostro territorio e non abbiamo bisogno di essere presi in giro. Noi vogliamo che l'amministrazione sia seria con i propri cittadini. L'aumento del 30% è fittizio, perché dopo le elezioni la copertura economica che ha trovato l'amministrazione, dopo ne parlerà più diffusamente l'amico Gennaro, la copertura non sarà riconosciuta, perché voi sapete che per la tariffa rifiuti
tutto deve essere pagato dall'introito della tariffa. Il comune allo stato attuale ha ridotto gli aumenti facendo finta che ci sia un'altra copertura. Questa copertura sarà rigettata, avremo aumenti tra il 50 e l'80%. Tutto questo adesso non lo dicono perché adesso c'è la campagna elettorale. E molti di noi non abbiamo avuto ancora le cartelle della raccolta di rifiuti perché adesso c'è la campagna elettorale e non vogliono farci vedere l'aumento che c'è. Un'amministrazione affidabile non deve prendere in giro la propria cittadinanza.